L'iniziativa che oggi parte, l'utilizzo del giardino, è davvero in linea con quello che dovrà accadere nelle prossime settimane e credo anche in un tempo futuro molto lungo che va oltre l'emergenza, l'utilizzo degli spazi all'aperto, la riappropriazione di molti spazi pubblici nelle città che possono diventare luoghi straordinari, meno ma invece sono spazi di grande possibilità di rigenerazione urbana, di recupero e di utilizzazione per scopi culturali e sociali. Io credo che noi ci dobbiamo porre una domanda, in base a questa domanda anche organizzare una serie di risposte per quanto riguarda il nostro settore, il settore della cultura. Tutte le cose che sono entrate così prepotentemente nelle nostre vite collettive, nelle vostre vite individuali, attraverso l'esperienza dell'emergenza, del lockdown, si chiuderanno e questa fase si chiuderà come una parentesi e poi tutto tornerà come prima. O resterà qualche cosa come insegnamento nel percorso individuale e sociale da questa esperienza drammatica, difficile, traumatica per tutti del Covid e dell'emergenza? Io credo che non si chiuderà tutto con una parentesi. Abbiamo imparato a conoscere, a portare nella nostra vita una serie di cose, la conoscenza degli spazi domestici, il recupero degli spazi domestici, il recupero di una certa lentezza rispetto alla frenesia quotidiana, il recupero del silenzio, il recupero dei contatti diretti, anche delle scoperte. Per esempio abbiamo scoperto che la rete, il web, non è soltanto un luogo, come purtroppo semplificando si diceva, per dare spazio all'aggressività, allo scontro, alle tensioni, ma invece può essere un luogo di aggregazione, di solidarietà, di contatto tra le persone. Da molte cose non si tornerà più indietro. Per esempio le nostre riunioni diventeranno molto sempre di più riunioni virtuali, online, e non delle riunioni fisiche, con grandi risparmi ambientali, risparmi di ore, di lavoro, di fatica, di spostamenti. Insomma, molte cose resteranno e noi dobbiamo capire cosa conservare di questa esperienza. Milano ha dato un segno bellissimo, io sono molto contento di poterlo dire. Vorrei adesso dare la parola ai nostri ospiti, a cominciare dal sindaco di Milano, che ringrazio per la sua presenza, dicendo che in fondo noi usciamo da questi mesi con una sensazione, io credo, se dovessi riassumere, direi fragilità. Cioè abbiamo finalmente acquisito consapevolezza della nostra fragilità nel dominare la natura. Pensate che noi pochi mesi fa abbiamo chiuso 6 mesi di un'esposizione internazionale che si chiamava Broken Nature e che era tutta sul modo con cui possiamo evitare di far male alla natura, di contaminare la natura. Bene, in poche settimane si è capovolto il mondo, è la natura che ha contaminato noi, la natura l'abbiamo scoperta essere dentro dalle nostre città, dentro dei nostri corpi, abbiamo avuto davvero dal punto di vista culturale un'esperienza unica. E questa fragilità è stata anche fragilità nel senso che non abbiamo capito che le nostre capacità di previsione, anche scientifiche, tecnologiche, erano assai deboli. La nostra capacità di poter affrontare anche una crisi come quella che è avvenuta, che pure aveva dato dei segni molto chiari negli anni passati, era pressoché nulla. Una fragilità culturale, una fragilità antropologica, e da questo punto di vista io penso che istituzioni come la Triennale, ma qui ci sono amici che rappresentano il mondo del teatro, il mondo della musica, il mondo dell'arte, il mondo della cultura, milanesi e italiane, ebbene io penso che il nostro ruolo sia un ruolo molto importante e il ministro lo ha sottolineato. Quindi io prenderei proprio, come dire, per buona la domanda del ministro, che era in sintesi, lo dico in modo molto semplice, cosa abbiamo imparato? Cosa abbiamo imparato e quanto, mettiamolo in un altro modo, siamo disposti a ritornare dentro una normalità nel senso della vita quotidiana, ma nel senso anche dell'attività delle istituzioni e della città, che probabilmente ha dentro di sé alcune delle ragioni fondamentali di questa pandemia. Quindi io chiedo al sindaco se ha voglia di, ringraziandolo ancora, voglio dirci qualcosa e poi chiederò lo stesso anche a Stefano Bruno Galli, che rappresenta Regione Lombardia e l'assessorato alla cultura. Non è che abbiamo delle grandi risposte, perché per fortuna viviamo in un paese democratico in cui non è che poi puoi imporre i comportamenti. E allora è chiaro che si possono aprire o non aprire gli spazi culturali, si devono aprire, ma questo
l'efficacia di una decisione del genere andrà misurata poi con le intenzioni dei cittadini. Avranno in questo momento, come tutti speriamo, ancora più bisogno di cultura, e questo bisogno li porterà a andare in uno spazio chiuso oppure no? Oppure ancora, rispetto alle nostre abitudini, bene lo smart working, abbiamo imparato che non era solamente tema di dibattito, ma funziona. Ma oggi, in questo momento in cui probabilmente la società ha bisogno di ossigenarsi e di vivere, è giusto ancora fare un grande uso dello smart working o no? Perché è chiaro che ciò limita la possibilità di riattivare una città. E ancora, cosa è prioritario? Perché vedi, io vedendo, poi dopo certamente è importante ascoltarli, far sentire la loro opinione, ma è chiaro che questo è uno degli esempi di richieste di attenzione e di interventi. È presumibile che tutti si sentano in condizione, ma tutti noi ci sentiamo in condizione di chiedere un aiuto in un momento difficile. Quindi come si valuta cosa è prioritario e cosa è, o cosa no? Per cui oggettivamente il periodo sarà difficile, aleggiando questa sensazione, oppure questa non sensazione, di questa pandemia è finita o non è finita. Io quello che mi sento di dire è che in questo momento, senza mettere lì dello stupido ottimismo, ma la situazione sanitaria è sufficientemente sotto controllo ed è tale da convincerci a cercare una specie di normalità, che normalità non sarà, perché non sappiamo cosa succederà avanti, ma l'effetto tana, cioè l'effetto grotta, cioè l'idea che anche a volte qualcuno un po' compiaciuto si richiude un po' nella sua grotta, ha all'interno i suoi pericoli. Da questo punto di vista, vedi, i ragazzi parlano di istituzioni e di impegno istituzionale. Le istituzioni è chiaro che hanno ancora più doveri di prima. E le istituzioni siamo un po' tutti, no? L'istituzione del comune, l'istituzione della triennale. Però in questo momento a chi vuole essere istituzione non si può che chiedere coraggio, magari sbagliando, magari, anzi più che magari, certamente non facendo contenti tutti, perché non c'è decisione che in un momento del genere può far contenti tutti, ma bisogna chiedere coraggio di fare delle cose. La cosa che più mi fa paura in questo momento è un po' il rischio di questa rallentamento nei tempi e questo dover confrontarci e arrivare a una sintesi su tutti. Il ministro Franceschini, l'ho sentito ieri, e mi spiegava che doveva essere dagli stati generali, benissimo, ci mancherebbe altro. Dopodiché questo è anche il momento in cui, se uno non va, sembra quasi che non va perché c'è qualche motivo per cui non vada, ma è altrettanto chiaro che è importante essere nei luoghi laddove si riattiva cultura, presenta, dove si dà un segno importante. Per cui, per tutti questi motivi, ed è chiaro che sto ponendo e mi sto ponendo più domande che risposte, quello che si farà qui in triennale è assolutamente fondamentale. Insomma, la triennale è un simbolo di Milano, ha l'opportunità di avere uno spazio all'aperto importante, quindi è ancor più un dovere provarci. Io penso che sia necessario fare le cose per bene, raccontarle, perché anche lo storytelling in questo momento diventa fondamentale, quindi raccontare quello che si fa sperando che altri seguano. Il paese ha oggettivamente bisogno di ripensare a se stesso per il futuro, però noi non siamo una cultura, un paese, un sistema politico che è in grado di programmare 10 anni, è inutile che fingiamo di esserlo, e quindi bisogna anche un po' avere la consapevolezza che in questo momento il breve periodo è importante, e lo dico essendo ovviamente un teorico ed avendo praticato tutta la vita nella costruzione di processi
di lungo periodo, però in questo momento è troppo difficile costruire processi di lungo periodo e quindi è importante fare delle cose, farle in fretta e cercare di dare dei segni, perché quest'estate, questa finestra, ripeto, un po' di ossigeno non sia sprecata. Per tutti questi motivi io ringrazio il Triennale per il coraggio e per quello che ha deciso di fare. Avendo un giardino straordinario, questo giardino, devo dire la verità, forse non lo conoscevamo bene neppure noi, perché con gli anni è diventato un piccolo miracolo. È un miracolo non solo perché abbiamo delle piante stupende, un pezzo del Parco Sempione che è di per sé uno straordinario orto botanico con degli esemplari fantastici, ma abbiamo una collezione di sculture che con grande orgoglio possiamo dire è una delle più belle in Europa. Abbiamo una scultura di De Chirico, abbiamo sculture di Sozzas, abbiamo un teatro di Mendini, Ramus, Gaetano Pesce, e lasciatemi dire, abbiamo dei progetti bellissimi per implementare questa collezione straordinaria di sculture all'aperto, e lo faremo, e questo è, come dire, anche un modo per fare di necessità virtù. Riscoprire il giardino ha voluto dire anche riscoprire questo. E poi, come avete visto, abbiamo aperto il Museo del Design, Joseph Grima è con noi oggi, e è stato un lavoro fatto con grande attenzione, gratuitamente. Questo è il Museo del Design Italiano ed è giusto che apra ai cittadini italiani del mondo in questo momento così difficile. Quindi io penso che questo percorso, Assessore, ti do la parola, di avvicinamento al giardino attraverso questa incredibile sequenza di oggetti e poi l'incontro delle statue, delle sculture e poi ancora questi alberi, queste tre cose insieme diano un'idea di diversità, di biodiversità, di ossigeno, ecco, ossigeno culturale che ci sembra bellissima. Prego. Poi alla fine mi rendevo conto che io avevo tre interlocutori privilegiati. Uno era Stefano Boeri, l'altro Fiorenzo Galli, direttore del Museo della Scienza e della Tecnica, e il terzo era Giordano Bruno Guerri, direttore del Vittoriale degli Italiani a Gardone. Perché sostanzialmente rappresentano il mio podio, il mio regionale dal punto di vista museale, perché sicuramente la Triennale è al primo posto, il Museo della Scienza e della Tecnologia è la medaglia d'argento e il Vittoriale è la medaglia di bronzo. E a un certo punto, dopo due o tre settimane, io li ho messi insieme e abbiamo fatto delle splendide videoconferenze, anche perché Giordano Bruno Guerri era alle Canarie, la sua famiglia vive a Tenerife, quindi abbiamo fatto delle splendide videoconferenze e le angosce e i turbamenti e le inquietudini dell'assessore regionale alla cultura, che vedeva in via Melchiorre Gioia passare le ambulanze e qualche gazzella della polizia piuttosto che dei carabinieri, insomma sono stati degli interlocutori privilegiati, per cui io volevo tributare loro innanzitutto il mio senso di gratitudine e pensare anche e fare anche questo tipo di ragionamento. Cioè, io sono convinto uno degli elementi fondamentali della cultura senza ombra di dubbio è il tema della creatività. Ecco, io sono convinto che questo sia il momento della cultura, è il momento della cultura perché bisogna reinventarsi il modo, ne abbiamo discusso parecchie volte, di fare cultura attraverso i musei, reinventarsi il modo di fare teatro, reinventarsi il modo di fare cinema, cioè sia un momento davvero profondamente creativo questo, non solo dal punto di vista delle politiche pubbliche, cioè delle istituzioni pubbliche che devono riconoscere questa sensibilità, questa direzione, eccetera, ma anche dal punto di vista degli stessi operatori. Perché questa città ha dato una lezione al mondo nel 1945 e non dobbiamo dimenticarcelo. Nel 1945, quando Milano era rasa al suolo, era devastata dal punto di vista morale e culturale prima che materiale, perché i palazzi erano venuti giù dal bombardamento degli inglesi dell'agosto del 44 in poi. Ecco, ci sono state due realtà, uno è il piccolo e l'altra è i pomeriggi musicali, che quest'anno entrambi compiono 75 anni, perché c'è stato qualcuno che nel 1945 ha visto nella cultura la strada maestra per uscire dalle rovine dell'umanità.
Questo è il messaggio che ha dato questa città al mondo nel 1945, e io sono convinto che questo sia il messaggio che noi oggi come oggi dobbiamo riprendere in mano, prendere il... al di là di riflessioni che io trovo fondate, giuste, vediamo nella cultura un fattore di sviluppo, non un prodotto dello sviluppo, tutte cose sulle quali abbiamo letto tonnellate di inchiostro, ma questa credo che sia la strada maestra, quello da un lato di reinventarsi il modo di fare cultura e dall'altro, prima ancora, quello di vedere nella cultura la strada maestra per uscire appunto dalle rovine, che sono delle rovine interiori, delle cicatrici interiori che ci portiamo dentro di fronte alla crisi più drammatica, tolta quella 43-45, che questo paese, questa città e questa regione hanno vissuto. Quindi reinventarsi uno spazio pubblico come questo, ripensare le città dal punto di vista proprio della fruibilità dei luoghi. Stamattina ero al Franco Parenti, con il Franco Parenti abbiamo pensato di costruire un teatro itinerante nella miglior tradizione. Torniamo alle origini del teatro, torniamo alle origini 7-800esche del teatro, quando le compagnie di giro sono state un veicolo di acculturazione politica prima che sociale, prima che sono state un veicolo di acculturazione politica fondamentale, perché le compagnie di acculturazione linguistica, per esempio, i processi di unificazione linguistica avvengono tra fine 700 e prime dell'800 proprio attraverso le compagnie di giro, che andavano di piazza in piazza, di paese in paese, mettevano su le loro commedie. Ovviamente ha fatto scuola, ha fatto strada la Francia da questo punto di vista, ma anche nell'attuale Repubblica Ceca, per esempio, le compagnie, la grande tradizione teatrale, per esempio, della Repubblica Ceca, che poi ha prodotto Havel, parte da lì. E allora il ricostruire in questo momento con André Ruchamma, con la quale stiamo dialogando da mesi, per rimettere in piedi una compagnia di giro con due furgoni che arrivano in una piazza di un paese. La Lombardia è piena di piazze, di cortili interni, di castelli, di ville, eccetera. Su questa prospettiva per un rilancio della cultura estiva, che vuol dire vivere in un modo diverso i luoghi, vivere, occupare, abitare, pensare in modo diverso i luoghi, costruiremo un bando che uscirà a fine settimana, massimo i primi della settimana prossima, proprio perché secondo me il rilancio della cultura in questa regione deve passare da qui, deve passare da una nuova interpretazione dei luoghi, prima di questo bando ci sarà un altro bando che è inutile girarci intorno, bisogna mettere liquidità nel settore, proprio perché bisogna che evitare che il settore complessivamente collassi, ma la strada per far rivivere la cultura in questa regione è proprio quella di ripensare i luoghi e offrire ai luoghi un'opportunità di rappresentazione dal punto di vista culturale come non l'abbiamo mai pensata. Questo secondo me deve essere, e in questo senso la Triennale fa scuola, perché ripensare questo giardino che io trovo magnifico, non te l'ho mai nascosto, ripensarlo e pensare con un programma denso e fitto come quello che ci verrà presentato dopo, io trovo che sia un modo davvero intelligente e che davvero indichi la strada di quello che debba essere l'immediato futuro, e secondo me anche di più rispetto all'immediato futuro, un futuro un po' più profondo del fare cultura in questa regione. Su questo noi ci siamo. Allora io penso che ci siano due temi su cui io vorrei poi chiedervi di riflettere insieme. Uno è certamente il tema degli spazi aperti. Abbiamo con noi Francesca Colombo, che è la direttrice della biblioteca degli alberi di Milano, e che tutti abbiamo guardato con grande attenzione in questi giorni, perché quello che voi avete fatto immediatamente dopo, diciamo, il momento più difficile, avendo a gestire uno spazio aperto senza cancellate, che non aveva, è stato molto interessante nel modo con cui avete provato a sperimentare delle forme di coabitazione, di convivenza, di tempo libero, pur con tutte i requisiti e le precauzioni. E poi vorrei sentire su questo anche invece Lorenza Baroncelli, che è direttore artistico della Triennale. In fondo questa idea del giardino nasce un po' con lo stesso spirito. E poi, in attesa che arrivi Andrea, sempre che arrivi, volevo sentire Umberto Angelini, che è direttore del Teatro Triennale, e Andrea, perché ci devono raccontare un po' cosa pensano di fare
e cosa sperano e cosa speriamo tutti potrà succedere al mondo dei teatri nel prossimo futuro. Ecco André, aspettiamo, la facciamo segreta. Però visto che ci siamo tutti, c'è una questione molto ma molto più importante. Io ringrazio Tommy Cutti di essere con noi oggi. Poi diciamo, Tommy è un artista e inizierà fra un'oretta, mezz'ora un concerto che poi proseguirà con Guaro Padano e aprirà davvero dal punto di vista anche musicale della musica dal vivo, parte fondamentale della nostra vita quest'estate. Però io ho chiesto a Tommy, che è stato molto gentile, di essere con noi per un'altra ragione. Allora, io vorrei dirlo con molta franchezza, i fatti che continuano ad accadere negli Stati Uniti sono, come dire, una, se prima parlavo di fragilità, bene, io credo che nulla dia più l'idea di una sostanziale fragilità di specie che dover ancora guardare, osservare e contare fatti come quelli che stanno succedendo, che sono successi in un paese che è per tanti aspetti, pensate anche dal punto di vista culturale, un assoluto riferimento. Qualsiasi ipotesi, eppure ci stiamo tutti lavorando, di un'evoluzione della nostra specie nel senso di un rapporto più equilibrato con la natura, nel senso di città più sostenibili, più resilienti, qualsiasi ipotesi di sviluppo culturale si blocca completamente di fronte alla nostra incapacità di affrontare un tema basico, fondamentale come quello del razzismo. È quasi una precondizione, è quasi una precondizione per qualsiasi progetto di evoluzione culturale, antropologica, intellettuale, sociale, economica. Allora io chiedo a Tommy che lo voglio dire, è un rapper molto bravo, che ha una storia importante nella storia della musica italiana, ma che ha anche scritto un libro pubblicato da Rizzoli che vi invito a leggere, e oltre che essere autore di una canzone che si chiama Afro Italiano, che credo che conosciate, forse il tuo successo maggiore, ma che ha ragionato, io non voglio inchiodarlo su questo tema perché quello che lui fa e scrive e su cui ragiona è molto più ampio, però ha ragionato anche sul tema del razzismo. Se ci dice che cosa, come vede lui la situazione della cultura italiana da questo punto di vista. La situazione italiana. Scusa, parlerò in modo informale, posso? Come sai fare? Sappiamo. Ti faccio un esempio. Io questo weekend ero a casa dove dai miei genitori, sono tornato nel mio paese, perché da quando... Sei vicino a Brescia, no? Sì, sì, a Castiglione delle Stiviere, no? Da quando è cominciata la quarantena, sono tornato lì ad aiutare i miei genitori perché gli affitti a Milano sono cari, quindi in questo momento che noi artisti non possiamo guadagnare, ho pensato di tornare a casa, stare un po' con i parenti, no? E questo weekend ho avuto questa esperienza molto divertente, no? Sono andato a parlare alla mia migliore amica d'infanzia, no? Che è la ragazza con il quale ogni giorno ci siamo consultati, è una ragazza italiana, si chiama Giulia Ricciardi, tra l'altro ora lavora qua a Milano e fa la art director per una grande multinazionale, no? E io le stavo spiegando che questa ragazza qua ha fatto con me le elementari, le medie, le superiori, all'università abbiamo fatto lo stesso corso, no? Cioè scienze delle comunicazioni, e quindi abbiamo un'esperienza tipo quasi ventennale di tempo passato insieme. E io le stavo chiedendo, ma Giulia, siccome io spesso ultimamente, da quando ci sono stati i casini in America, mi sono espresso per quanto riguarda il razzismo, oppure ho fatto partire un hashtag intitolato Prendiamo la parola, perché credo che sia importante che ognuno racconti la propria storia, le proprie esperienze legate a questo argomento, e ho chiesto, ma Giulia, ma quando tu vedi che io mi vado per il razzismo così, cosa ne pensi? Lei mi fa, ma Tommy, sinceramente io penso che tu esageri un po', perché alla fine siamo cresciuti insieme, noi ti abbiamo sempre voluto bene, no? Perché chiaramente si immagina, cioè io sono cresciuto in quel paese, c'ho il mio gruppo di ragazzi aperti culturalmente, un po' di sinistra, così, tutti molto hippie, così, e loro si immaginano che la loro percezione della mia vita, sia della vita dei nostri giorni passati insieme, sia la stessa, e quindi non conosce, le spiegava Giulia, ma tu lo sai che quando siamo andati in vacanza in Germania, quella settimana, un gruppo di ragazzi si è messo a chiamarmi negro, e le faccio, ma ti ricordi che quando, tu lo sai che quando
siamo andati in piscina la prima volta, prima di intuffarmi in acqua, quei ragazzi lì mi hanno quasi picchiato, mi hanno chiamato negro. Ma tu ti ricordi che gli insegnanti di italiano, molti degli insegnanti che avevamo in classe mi avevano già condannato ad essere un criminale solo per il colore della mia pelle? E lei fa: ma no, sei sicuro? E quindi poi gli ho elencato almeno 50 casi di esperienze che sono accadute mentre lei era lì e non se la poteva ricordare, no? Quindi sì, spiego questa cosa qua. In Italia si fa fatica a superare il problema del razzismo perché si fa fatica ad ammettere che c'è un problema, ok? Io faccio musica, no? Fino all'anno scorso facevo parte di una major discografica, Universal Music, no? Quando ero in Universal c'era un cartellone con tutti quanti gli artisti che ci sono lì, no? Di questi 250 passi artisti, l'unico nero ero io, l'unico, no? E da quei tempi, era il 2016 quando ho firmato il contratto, mi sono cominciato a fare domande, provato a trovare, a darmi spiegazioni su perché molte delle persone che io conosco, cioè non hanno, che hanno comunque talento, non hanno avuto possibilità di farsi valere e far conoscere il proprio talento. Poi ti aggiungo anche questa cosa qua. Io, tipo, nella zona dove abito sono tipo, mi definisco un 99.98%, ok? Nel senso che sono parte di quella generazione lì di ragazzi afro-italiani, nati e cresciuti qua in Italia, ok? Che quando facevo le superiori, le medie, erano in tantissimi, tutti i miei amici si chiamavano Andrea, Abdul, Brenda, così. Quando dico che sono il 99.98% è che tutto il resto, tutti gli altri, se ne sono andati in un altro paese a cercare futuro perché erano convinti che in questo paese non avrebbero potuto avere successo. E infatti è quello che è successo. Andavamo nelle scuole qua in Italia, i professori ci condannavano già all'inizio, ci davano per spacciati, per criminali, e tutti questi miei amici sono andati in Inghilterra e sono diventati avvocati, dottori, così. Quindi a volte io mi rendo conto che, cavolo, cioè, sento il bisogno, il desiderio di esprimermi e di battermi per tutte le cose che mi batto, perché purtroppo la gente non si è resa conto del talento e delle potenzialità di questa generazione qua. E soprattutto mi dispiace che molta gente ancora non riesca a prendere il problema del razzismo come un problema serio a livello istituzionale. Tipo, io ho la mia ragazza che è una ragazza americana, metà nera, e quello che lei mi dice sempre è che: io, Tommy, ho paura di pensare di crescere mio figlio in questo paese, se mio figlio deve crescere in un paese in cui guarda la TV e non ci sono persone come lui, va a scuola e non ci sono insegnanti come lui, e soprattutto va a scuola la gente, il mondo che lo circonda già l'ha condannato ancora prima che lui agisca. Quindi è per questo che io nelle mie canzoni, a volte scherzando, a volte in modo ironico, cerco di parlare di queste cose qua, perché credo che sia importante parlare. E ti aggiungo questa cosa qua: voi vi domanderete sempre, ma io cosa posso fare? Io sono una persona buona, no? Io credo che ci sia un piccolo passo, un qualcosa che può fare ognuno di noi, no? Vi faccio questo esempio qua. Io, tipo, alle superiori sono andato negli Stati Uniti d'America, tipo, a fare l'anno di scambio intercultura, sì. E sono rimasto là, no? Per un anno intero. Non dimenticherò mai questa cosa qua. Quando io sono arrivato lì, al primo giorno di scuola, tutta la scuola e gli insegnanti erano lì ad attendermi. Ero tipo la loro sorpresa, il loro arricchimento in più. Non vedevano l'ora di imparare qualcosa di nuovo da un ragazzo nero che veniva dall'Italia. Ok? Quindi quando ci sedevamo alla mensa, tutti i ragazzi dicevano: ma vuoi sederti qua con me? Oh, ma raccontami, dimmi che cosa succede in Italia. Dimmi, ma già avete le macchine in Italia? Cioè, sono finito in Pennsylvania, era una zona molto rurale, sapevano veramente poco dall'Italia. Però una cosa con il quale sono tornato a casa è che non mi hanno mai lasciato solo un secondo. Gli insegnanti, le scuole, le istituzioni hanno fatto tutto il possibile per farmi includere nel gruppo classe, no? E poi mentre ero là, io stesso che sono nero, lo ammetto, che quando dico che il problema del razzismo, della discriminazione, ne possiamo soffrire tutti quanti noi. Io pure, che ero nero, a quel punto, mentre ero lì negli Stati Uniti e pensavo a come mi trattavano bene, ho pensato alle volte in cui nella mia classe, alle superiori, al linguistico di Castiglione, c'era una ragazza tedesca che non parlava tedesco ed era lei la studente di scambio, e nessuno di noi si interessava a lei. Alla ricreazione lei si alzava e mangiava la sua schiacciatina da sola, no? E gli ho imparato, cavolo, quindi c'è qualcosa che uno può fare per aiutare le persone a integrarsi, a fare parte del sistema.
E io, cioè, credo che la prima parte è raccontare storie. Credo che sia importante che le persone come me si raccontino in modo che la gente come voi impari a scoprire che ci sono storie dietro al colore della pelle. Però credo che sia compito di tutti quanti noi, delle istituzioni, delle persone che magari non sono discriminate, impegnarsi un minimo per apportare questo cambiamento e soprattutto impegnarsi un minimo per avere quella curiosità, la curiosità. E ricordarci sempre che l'Italia, nonostante che diciamo l'Italia esiste solo da tipo 150 anni, e prima che la definissero Italia era un insieme di stati, un insieme di culture, tutto quanto. Il ministro nel suo messaggio poneva il problema del futuro della cultura, dell'uso degli spazi aperti, però diceva anche naturalmente non possiamo abbandonare gli spazi del teatro, gli spazi del cinema, eccetera. Allora, magari chiederei ad André e a Umberto di fare una riflessione a due voci un po' su questo tema. Io volevo soltanto dire che oggi, proprio oggi, perché oggi è il giorno dell'apertura, c'era appunto l'assessore e anche Stefano Bruno, abbiamo fatto la nostra conferenza stampa dove noi annunciamo non solo gli spazi aperti, ma che apriamo il teatro chiuso. Ecco, questo. E questo è il gesto, e quello che io ho detto e continuo a dire, siccome io quando si sono chiusi i teatri trovavo pazzesco diventare invisibile, non che dovevamo tenere aperto per forza, ma che non fosse un dettaglio che fossimo aperti o chiusi. E soprattutto quello che abbiamo dimostrato stamattina, sia noi che il pubblico che frequenta i teatri, con le mascherine, con il lavandosi le mani, con i liquidi, con la distanza, sappiamo aprire. E noi abbiamo aperto, abbiamo fatto vedere, è un fatto architettonico, abbiamo tolto le poltrone, abbiamo messo dei tavolini, abbiamo messo dei libri luminosi, come dire che dalla cultura esce la luce, è comodissimo, la gente non ha teste davanti, abbiamo fatto una sala con le finestre aperte, con il regalo che noi abbiamo un teatro che non è sottoterra, c'erano le finestre spalancate, l'aria girava ed era un posto piacevolissimo. Allora questo posto secondo me poteva aprire anche un po' prima. Ecco, allora questo è il tema, perché una città come Milano che non ha alla sera le sue finestre, le sue bocche che parlano, e insomma poi dopo uno va a vivere in campagna e viene a Milano quando deve fare qualche riunione. Allora è importante come atto proprio di fiducia fare uno sforzo, e noi questo sforzo l'abbiamo voluto fare, e per cui sono venuta a dire che Stefano riesce sempre a dare voce ai temi. Ecco, a Milano il tema di esserci, e io annuncerò anche una notizia che noi il 14 luglio, il giorno della presa della Bastiglia, facciamo ai Bagni Misteriosi, quelli di Via Botta, dove spero che tu verrai, facciamo una serata che si chiamerà Un Canto per Milano. È il nostro amore per Milano che ci farà fare tutti gli sforzi in sicurezza, e sarà una grande serata e il sindaco sarà contento, perché lo faremo con tutti i teatri di Milano, con tutte le associazioni di Milano, ci saranno dal Pol di Pezzoli al Vidas, perché non il BAM, tutti quelli che aderiranno, saremo lì a dire ci rimbocchiamo le maniche e ci siamo. Ecco, sono venuta qui a dirti questo, ma domani io debutto con un mio spettacolo che non ho ancora provato, per cui posso andare a provare. Grazie. Grazie Andrea. No, grazie ad Andrea, grazie, insomma anche un po' difficile prendere la parola anche dopo quello che ha detto Tommy, perché spesso ci siamo confrontati mi sono confrontato con le persone con cui lavoro anche su questo tema qui, sul tema della rappresentazione, del fatto che Tommy appunto prima diceva andare in una scuola dove non c'è qualcuno che abbia il colore della tua pelle, che non sia l'insegnante, che non sia. Questo è un tema molto forte, ad esempio, a livello internazionale per quanto riguarda il tema della rappresentatività. Io su questo ci rifletto spesso, perché da un lato rifiuto la logica della ripartizione per categorie, no? Nella definizione di un programma artistico, ma dall'altro credo anche che perché penso che gli artisti debbano essere scelti perché se siano bravi o non bravi, o comunque all'interno di un progetto strategico. Però credo che sia stato molto differente per un ragazzino nero americano sapere che alla domanda cosa farei da grande la risposta non fosse solo faccio
il giocatore di basket, ma fosse faccio il presidente degli Stati Uniti quando Obama è stato nominato. E quindi mi sono interrogato e ho detto, beh, forse il tema della rappresentatività non è un tema così del tutto secondario. Invece l'altro fatto simbolico è l'apertura del 15 giugno, che quando è stata comunicata sembrava un po' paradossale. Di solito il 15 giugno i teatri si chiudono e non si aprono, però anche questo è stato un modo per riflettere sul fatto che forse i teatri, da questo punto di vista, negli ultimi anni hanno ragionato in termini un po' forse eccessivamente autoreferenziali, quindi sempre si sono pensati poco all'interno di una comunità di riferimento, no? Quindi abbiamo pensato che quando c'era la possibilità dello spazio pubblico noi comunque eravamo chiusi, perché si era chiuso un periodo. E questo Covid, che non credo che porti, il ministro prima chiedeva quanto si potrà cambiare da questo punto di vista. Sicuramente ci si interroga di più sul fatto che un teatro sia un po' il luogo per eccellenza di una comunità e quindi debba riappropriarsi di quelli che sono gli spazi pubblici. Pensate negli anni 70 il grandissimo lavoro che fece Paolo Grassi con il decentramento. Dall'altro però è anche vero che dobbiamo anche uscire da una logica facile, che sembra che tutto sia fattibile. Noi veniamo da decenni in cui nel mondo dello spettacolo dal vivo è stata imperante una logica economicistica, dove la cultura era valida solo se misurabile e quantificabile, mentre il teatro, come sappiamo, la musica, ha una dimensione immateriale molto forte. E questi mesi di lockdown sono stati anche mesi, per chi fa il mio mestiere, molto, molto significativi. Abbiamo assistito a un fenomeno a cui non eravamo abituati, quello della sottrazione del corpo, un corpo che non si poteva più toccare, i cari che non potevano più avvicinarsi ai propri familiari che morivano, non si poteva andare a un funerale. Quindi si è assistito davvero a una dimensione per il teatro, per chi fa teatro, che è quella del corpo, dell'essere in presenza, molto significativa. Quindi è vero che può essere interessante sviluppare tutta una dimensione virtuale, digitale, ma sappiamo benissimo che sarà una dimensione parallela, non può essere una dimensione sostitutiva. Quindi questa giornata è una giornata, da questo punto di vista, molto, molto bella, molto felice. Ci permette di tornare a dialogare con il pubblico, a dialogare con gli artisti, ci permette di nuovo di restituire un senso al proprio rapporto con la comunità. La musica lo farà dopo. L'abbiamo pensato alla Triennale anche come una grandissima macchina scenica. La Triennale è stata disegnata fin dall'inizio come una grande macchina scenica. Lo spazio all'aperto era stato, ad esempio, da noi utilizzato con alcune performance. Adesso abbiamo creato un programma che per 3 mesi diventa un programma strutturale. Da questo punto di vista, quindi, non possiamo che augurarci di ripensare anche un'istituzione sempre di più ibrida, un'istituzione che ha la credibilità e la forza di un'istituzione, ma allo stesso tempo un'istituzione capace di dialogare con quelle che sono le organizzazioni e realtà indipendenti. Da questo punto di vista, Stefano Boeri credo che abbia compiuto, e lo dico senza presunzione, non voglio essere frainteso nelle parole, un gesto di grande generosità nell'aprirsi e nell'aprire la Triennale alle realtà della città, che a volte hanno anche, come dire, delle estetiche e delle poetiche differenti da quelle che ad esempio noi facciamo in teatro. Però abbiamo pensato che potesse e dovesse essere quasi un dovere civico quello di dire: la Triennale ha questa straordinaria possibilità, perché non metterla a disposizione di chi invece non ha questa fortuna. Allora, adesso vorrei invece con Francesco e Giovanna parlare di una cosa che sembra diversa ma non è diversa, nel senso che alla fine noi stiamo ragionando su dei formati nuovi per fare cultura, e lo spazio aperto è una scena possibile per questi formati nuovi. Qui lo vedete, lo stiamo facendo. Qui non faremo solo film, faremo teatro, design, conferenze, momenti di simposio, gioco dei bambini, un po' tutto. Quindi io volevo sentire Francesca e Lorenza su questo tema del rapporto tra produzione culturale e spazi della città, che sono non solo gli spazi dei parchi o dei giardini, ma anche gli spazi delle piazze, delle strade, che poi è un pezzo della storia del nostro paese. Sì. Grazie Stefano di questo
invito innanzitutto, sono abbastanza emozionata perché ieri sera a mezzanotte ero al Dal Verme, al primo teatro aperto alla città di Milano dopo il lockdown, e oggi qui la Triennale, quindi sono particolarmente felice veramente di essere presente in questi momenti così significativi. Beh, come dicevi tu, questa pandemia ci ha privato, penso, delle cose superflue e ci ha fatto riscoprire un po' i bisogni primari dell'uomo, che sono la natura e la cultura. Tutti noi ci siamo consolati guardando film, ascoltando concerti, eccetera, eccetera, e appena è finito il lockdown, le persone, come dico spesso, hanno invaso i parchi cittadini, non le vie del centro, non le vie dello shopping, e questo la dice lunga come un bisogno primario per noi è stato quello per poter ritornare a contatto con la natura. E io ho la fortuna di occuparmi di un progetto che è BAM, la Biblioteca degli Alberi Milano, ed è una partnership pubblico-privato. BAM è un parco pubblico e che noi come Fondazione Catella gestiamo con una convenzione siglata da poco, e abbiamo inaugurato, siamo ancora piccoli, non abbiamo neanche un anno, e abbiamo inaugurato l'anno scorso l'8 settembre con un Back to the City concert con la Filarmonica della Scala. Ecco, io penso che in questo periodo è dovere di chi ha queste responsabilità, quindi nel mio caso di gestire uno spazio pubblico, parco, un parco pubblico, di fare dei piccoli gesti andando verso la gente e cercando di dare un po' conforto, dare un po' tranquillità a chi vuole uscire di casa. Allora, per esempio, quando eravamo nel lockdown, il primo gesto che abbiamo pensato è: dobbiamo tagliare l'erba perché la natura continua imperterrita, e noi abbiamo mantenuto il parco per tutti i mesi del lockdown, e abbiamo deciso di inaugurare questo giorno di maggio dopo il lockdown con una scritta BAM Loves Milano, con un BAM un cuore, semplicemente tagliando l'erba in un modo per cui veniva questa scritta. E per noi è stato molto difficile, perché lavorare con i manutentori che insomma dicevano: ma cosa mi sta chiedendo? No, un cuore, BAM, cuore Milano, come volete, dove volete, ma facciamolo, è un gesto piccolo. Oppure disegnare su tutti gli spazi dei prati che si possono calpestare, perché c'è una ricchezza botanica straordinaria a Bama, e quindi alcune aree non possono essere calpestate. Bene, dove si poteva calpestare, disegnare dei cerchi, banalmente per dare un benvenuto alle persone e dargli la sicurezza, la tranquillità di essere distanziati e quindi non avere problemi. Questi sono stati dei piccoli gesti. Ovviamente, come tutte le istituzioni, abbiamo fatto la nostra programmazione culturale online, digitale, ben chiamata BAM et HOM, Inneggiando alla Primavera, e pian pianino ci stiamo, diciamo, domani, 21 domenica faremo una festa d'estate nel nostro parco, offrendo ai cittadini delle piccole, dei piccoli momenti tra wellness, lezioni di yoga, tutte cose ovviamente che abbiamo ripensato, rimodulato dopo il Covid, quindi per dar sicurezza. E abbiamo visto proprio che c'è un'attenzione, una partecipazione molto importante. Io penso che un luogo pubblico come un parco oggi abbia... Sono più fortunata oggi di gestire BAM e non quando gestivo teatri o festival, eccetera, proprio per questo connubio natura e cultura. E quello che penso che sia nostro dovere è, io non penso che si torni come prima, abbiamo la fortuna, diciamo, di poter sfruttare degli insegnamenti che abbiamo imparato in questo lockdown, il ruolo della tecnologia sicuramente, si è creata una comunità online che deve per forza dialogare con quella che invece è fisica e che vuole altri, che è abituata ad altri, diciamo, messaggi da noi. Penso che il pubblico abbia sempre più bisogno di avere un ruolo partecipativo, quindi noi stiamo anche pensando di cambiare alcuni format, meno persone, ma meno persone, durate diverse degli spettacoli, ma forse con il pubblico che diventa più partecipe di questi spettacoli. E un'altra cosa importantissima è il creare la community. Mi piace molto quello che hai detto tu prima, cioè avere un luogo, che il parco sia un luogo dove tu vai, hai relax, se vuoi ti fai un'ora di yoga, se vuoi ti fai un workshop per un bambino che noi offriamo sui temi della natura, se vuoi ti senti un concerto, ma ti senti parte di una comunità con cui condividi dei valori, delle esperienze che hanno un significato e un senso. Ed ogni gesto conta, perché noi, come diciamo persone che ci occupiamo di istituzioni culturali, il parco per me BAM è un grande palcoscenico, io lo vivo un po' come una grande istituzione culturale, abbiamo una grande responsabilità di ripensare i format e di andare verso la gente, ma anche la community ha della grande responsabilità. Noi abbiamo creato questi BAM Friend, che con un piccolo gesto diventano amici del parco e danno un piccolo contributo economico, ma la cosa più importante è sentirli parte, come il gesto adesso di sentire i lavoratori che avevano qualcosa da dire. Ecco, lo stesso a BAM, cioè chi viene e ha delle esigenze,
esigenze e vuole, diciamo, e manifesta la voglia di partecipare alla nostra programmazione, sai di essere ascoltato, che è una cosa bellissima, con cui poi nasce un dialogo. Ovviamente un altro tema fondamentale che questo connubio consente è quello di affrontare anche la cultura per affrontare dei temi della sostenibilità. Quindi noi stiamo anche creando delle sfide con gli artisti, dicendo aiutaci a creare un workshop per bambini, ma dove si parla uno degli SDGs, degli obiettivi delle Nazioni Unite. Dai, abbiamo fatto un workshop di street art dove gli street artist raccontavano coi bambini uno di quelli, la qualità dell'educazione, piuttosto che la vita sulla terra, la vita sott'acqua. Ecco, è anche un modo, con il linguaggio della creatività, il linguaggio dell'empatia, il linguaggio dell'emozione, per riflettere sul tema della sostenibilità, che è un tema che oggi, diciamo, ci tocca tutti quanti e che sta a cuore a tutti noi, penso. Quindi è veramente bello poter, diciamo, è un momento difficile, perché poi tutto ciò bisogna trovare fondi, bisogna trovare un dialogo con i partner, eccetera, perché comunque, diciamo, le cose devono essere sostenibili, però sicuramente un momento stimolante, ed è un momento dove ogni gesto conta, un gesto nostro come organizzatori, ma ogni gesto anche dei cittadini. Grazie mille, Francesca. Io concludo abbastanza rapidamente, ma ricordando che la Triennale di Milano, che è stata un'istituzione che è sempre stata aperta alla città, è un'istituzione che ha avuto sempre un ruolo fondamentale nei grandi momenti di cambiamento. Penso per esempio alla Triennale del 47, quando subito dopo la guerra la Triennale si fece protagonista della ricostruzione della città, e quindi con la costruzione di alcuni quartieri periferici, tra cui il QT8, o la quattordicesima Triennale nel 68, che fu la Triennale di Giancarlo De Carlo, che era sul grande numero, che fu occupata dagli studenti dell'università e che poi alla fine non fu mai visitata. Così come è stata la Triennale di Paolo Antonelli, l'ultima che abbiamo concluso proprio 6 mesi fa, e che ha anticipato in qualche modo dei temi di discussione rispetto a quello che è la grande crisi nei cambiamenti climatici che stiamo vivendo. E quindi in questo momento la Triennale ha un ruolo fondamentale nel ripensare quello che è il futuro, di essere un po' quel ponte, quel traghetto tra quello che è successo, anche elaborare quello che è successo in questi 3 mesi lockdown, ma come, diciamo, uno strumento propositivo che possa veramente ricostruire un futuro. E in questo senso, come diceva Francesca, il Giardino della Triennale è un'occasione fondamentale, è un'occasione anche per immaginare, così come abbiamo fatto durante il periodo della quarantena, ragionando sul digitale, cioè utilizzare questi momenti di trasformazione non come un momento per riprodurre quello che avremmo fatto nel fisico, nel digitale, o riprodurre quello che avremmo fatto all'interno della Triennale, nel Giardino della Triennale, ma utilizzare questa occasione, questo momento di difficoltà, come un'opportunità per sperimentare cose nuove. E così avremo il museo, tutta la, diciamo, la, un nuovo punto di vista sulla collezione del Museo del Design, che doveva aprire a cura di Joseph Grima pochi giorni prima della pandemia, e che in qualche modo utilizzeremo il palco di questo giardino per riscoprire e per raccontare in modo diverso. Ma così sarà la programmazione teatrale di Umberto Angelini, che insomma adesso non ci ha raccontato, ma anche lì interrotta brutalmente prima della riapertura. Ma così sarà anche tutta una serie di programmi, per esempio le attività che faremo con l'Urban Center in collaborazione con l'assessore Maran e con i gruppi che hanno vinto la call, vedevo prima Chiara Quinzi, Guido Musante, Sebastiano Leddi, ma tanti di loro immagino siano qui, e con loro ragioneremo proprio come la Triennale e come, diciamo, i professionisti dell'architettura e della cultura possono contribuire al lavoro al programma di adattamento Milano 2020 che il Comune di Milano ha di recente pubblicato. Ma così tutte le altre discipline si metteranno un po' al servizio di ragionare su quello che è accaduto e guardare al futuro. Penso al programma di fotografia di Lorenza Bravetta, che partendo proprio dalle immagini che hanno caratterizzato, forse in questa pandemia è stato il momento più forte in cui le immagini sono state un po' il simbolo di tutto quello che vivevamo, e quindi Lorenza farà un lavoro a partire dalle immagini per capire come le nostre identità, il nostro immaginario si è costruito durante questi 3 mesi. Penso a Davide Giannella, che invece farà un ragionamento su come i formati espositivi dei musei e delle grandi istituzioni devono inevitabilmente ripensarsi e cambiare, o a Paola Nicolin, che ha
Ebrard, con i direttori dei musei, dei più importanti musei del mondo, ragionerà sul ruolo della cultura e dell'educazione all'interno delle istituzioni culturali per costruire un immaginario futuro. E così come Gianluigi Recuperati con L'anno senza primavera, raccontando tutti i libri che non sono stati pubblicati, o Leonardo Caffo che attraverso una specie di psicoanalisi collettiva in qualche modo cercherà di elaborare quello che abbiamo vissuto. In qualche modo la triennale con la presidenza di Stefano Bonoboeri ha sempre avuto un po' questo obiettivo, quello di uscire dal puro ragionamento dell'arte di altissimi livelli e tornare a servizio della città, tornare ad essere un'istituzione del bene comune, un bene comune. Questo l'abbiamo fatto in parte anche con lo skate park che abbiamo inaugurato e chiuso pochi giorni prima della pandemia, che aveva proprio l'obiettivo di portare tutte le persone, anche i giovani che di solito non frequentano un museo, a vivere questo museo, perché attraverso la bellezza, attraverso questo giardino, attraverso le sculture che caratterizzano questo spazio, possiamo veramente costruire un futuro migliore. Prendiamo quello che di buono è venuto fuori oggi, e cioè molto di buono, perché è venuta fuori poi alla fine una disponibilità con di nuovo sfumature, modi eccetera eccetera, ma di sentirsi tutti parte della risoluzione di un problema. Prendiamo quello che è venuto fuori per capire, per trovare le soluzioni per Milano. Quindi io chiudo dicendo che vi prometto che verrò da voi, ci mettiamo d'accordo e comunque la promessa di un massimo impegno c'è. Poi troveremo le soluzioni, cercheremo di trovare le soluzioni contando sul vostro aiuto. Questo. E vediamo, e cerco di venirlo presto. Tommy. Sì, ci tenevo a farti questa domanda. Io oggi sono venuto solo in qualità di artista che canta. Non ero venuto... Tra l'altro tutti sono venuti per ascoltare. Sì, non avevo valutato questa grande opportunità, perché in realtà, signor Sala, sono mesi che avrei desiderio di fare due chiacchiere con lei e parlarle di determinati temi legati a noi ragazzi di seconda generazione. Cioè, come dicevo prima, c'è una generazione intera di persone che non si sentono parte di questo paese, non si sentono riconosciuti, non si sentono amati e spesso e volentieri si sentono costretti a traslocare, ad andare in altri paesi. Infatti si parla sempre di fuga dei cervelli, io ribadisco sempre che l'Italia non ha idea di quanti cervelli di ragazzi che sono stati formati, che hanno studiato nei licei italiani, Verga, Manzoni, Boccaccio e chiunque, e sono andati in giro per il mondo a regalare la loro cultura e le loro conoscenze. Però la mia domanda è questa, per quanto riguarda l'amministrazione almeno di una città di Milano, esistono delle norme, delle azioni concrete che magari il comune così ha preso per facilitare questa diversità, questo mescolamento culturale? Perché le spiego una cosa, io faccio musica e spesso e volentieri mi capita di avere amici artisti che sono o amici statunitensi o sudafricani, non lo so, inglesi, e vengono qua a Milano, vengono alle serate della Fashion Week, vengono ad eventi e mi domandano sempre: ma Tommy, ma perché siamo solo gli unici diversi? Cosa è successo? Perché non c'è, entriamo in ufficio, in banca, non c'è nessuna persona come noi? Cioè io so che tipo in altri paesi hanno una cosa che si chiama affirmative action, che fanno in modo che sia richiesto che in certe istituzioni, in certi luoghi di lavoro, ci sia una rappresentazione delle persone che riprenda la rappresentazione effettiva del paese. Mi domando se anche qua in Italia ci sono questi tipi di ragionamenti e viene fatto qualcosa. Questa è una domanda perfetta e la risposta purtroppo è no al momento. La risposta è no. E di nuovo dovrebbe provarci Milano, perché guardate, qui veramente lungi dal me di far prendere meriti a Milano, perché non... oggi poi è anche talmente difficile, perché oggi è molto difficile trovare, essere riconosciuti per quello che si fa, ma è chiaro che le tensioni sono così elevate per cui non bisogna neanche provarci. Però è chiaro che se mettiamo in discussione quello che Milano, il percorso che ha fatto Milano per arrivare a essere una città comunque veramente internazionale, con il 20% di popolazione che è, diciamo, non italiana di prima generazione,
il percorso che è stato fatto di, in termini di accoglienza, ma in generale di integrazione. Non riusciamo ad arrivare a una in altre parti d'Italia. Quello che però tu dici è un punto fondamentale, perché non è più un tema di numeri, è un tema, scusa se si allargo un attimo il discorso, è anche quello che a volte si discute rispetto alla questione femminile, no? Non è il problema delle quote rosa, è il problema che poi le donne devono andare in, essere in condizioni di comando. Esatto. Quindi da questo punto di vista la risposta è che non c'è. Se mi chiedi se sarebbe, non solo se sarebbe giusto farlo, ma se ho intenzione di impegnarmi per cui ci sia un riconoscimento di maggior equilibrio da questo punto di vista, ti dico di sì, quindi è un impegno. La chiudo con questa cosa qua. Le sento di richiederle questo semplice ragionamento: come i lavoratori del mondo dello spettacolo sono venuti qua, hanno raccontato la loro, gli hanno fatto notare i punti che non funzionano nel loro lavoro, nel loro mestiere, la stessa cosa vale per noi ragazzi di seconda generazione. Purtroppo anche ultimamente che si parla di Black Lives Matter e tutto, vediamo che in TV le istituzioni fanno sempre i conti senza l'oste, cioè si parla sempre di neri, però non vedi mai neri. La copertina dell'Espresso, devo dire, incredibile. Sì, l'Espresso ha fatto una copertina in cui si parla di neri e ci sono dei bianchi. Le chiedo questa cosa qua con gentilezza. Accetterebbe di parlare a me e al gruppo, ad una serie di ragazzi afro-italiani esperti, cioè professionisti che hanno molta conoscenza, per parlare di questi temi qua e capire quali sono i punti bui? Perché a volte capisco che, io riconosco che nel Comune di Milano ci sono molte iniziative che vengono fatte per migliorare lo stato delle cose, però credo che le cose miglioreranno effettivamente quando si interagisce con la persona che ha il problema, che capisci qual è la malattia esattamente. Hai posto la domanda in maniera furbissima, perché non so come potrei dire di no. Se tu mi dici accetterebbe, è chiaro che dico di sì, però oggi mi porto a casa due impegni, uno con loro e uno con te. Grazie mille. Grazie. Allora, grazie. Tra l'altro, approfitto della presenza del sindaco. 10 anni fa in comune si era creata una cosa che si chiamava Forum delle Culture della Città Mondo. No, tra l'altro un termine bellissimo che il sindaco ha riusato in un suo bellissimo arrivo, non dovrei farlo, proprio di pubblicità, ma e questo è un termine bellissimo, Milano come Città Mondo, e le culture cosmopolite rappresentano al meglio questa città. Anche questa idea di poter parlare con le seconde generazioni, non semplicemente nella veste di questuanti di diritti, ma come chi fa cultura, produce cultura, dà vita a questa città, mi sembra fondamentale. Quindi anche come Triennale noi ci siamo, ecco, volevamo dirvelo. Grazie. Io vi ringrazio gli amici della Triennale, non l'ho fatto prima, per tutto l'aiuto che ci danno sempre. Renata Tamanti, anche lei era qui con noi, e vi ringrazio per questa, diciamo, franca, onesta, anche difficile discussione. Ringrazio molto l'assessore Bruno Galli, Francesca Colombo, Lorenzo Baroncelli, Roberto Angelini, Sciamai, il sindaco, che è stato gentile e molto paziente e disponibile a stare con voi. Adesso inizia la musica, prima del temporale, quindi vi aspettiamo tutti qua. E adesso, Tommy, sono 5 punti dei tuoi.